Gigi. Allora, c'è qui la top model italiana più fotografata al momento, la ragazza che più va in copertina nel mondo. Di lei hanno scritto: qui non si tratta di bellezza e basta, c'è qualcosa in più che hanno solo le star, la capacità di far sognare. È una grande top model, Monica Bellucci. Eccola. Monica, hanno anche scritto: ha un viso importante e il gusto intelligente della seduzione, l'ha detto Oliviero Toscani, grande fotografo di moda, e il regista Dino Risi, col quale hai girato il primo film, ti ha definita la nuova Mangano. Sei nata a Città di Castello, sì, vicino a Perugia, hai 22 anni. Come si esce da Città di Castello e si arriva a diventare a soli 22 anni una ragazza copertina come te? Diciamo che per me l'inizio è stato un po' per puro caso, infatti ho fatto liceo classico a Città di Castello, poi mi sono iscritta a giurisprudenza all'Università di Perugia, però ho mollato tutto lì, infatti sono andata a Milano dove sono rimasta 5 mesi e lì ho avuto la mia prima fortuna, infatti ho incontrato il fotografo Claudio Carlos Basso, che ho sposato poi. Che poi è sposato. Sì, che poi è sposato. E con lui ho cominciato a fare le mie prime copertine. E poi da Milano sono andata a Parigi e lì la fortuna mi ha ancora seguito perché ho cominciato a lavorare tantissimo per la rivista francese Elle. E la mia altra fortuna è stato Oliviero Toscani. Ecco, però adesso abbiamo fatto tutto facile, però in realtà non è così facile. Innanzitutto a Città di Castello sei partita, non hai lasciato nulla, non so, un fidanzato, qualcosa. Ma non parliamo di queste cose. Perché? Ma perché è stata un po' una tragedia, sì. Poi diciamo che sì, sai, quando lasci qualcuno non è mai una cosa carina. Però tutto, diciamo che questo lavoro sembra abbastanza facile, però non lo è, perché infatti comporta molti sacrifici. Ecco, quali sono i sacrifici che fa una fotomodella? È vero che non può mangiare tutto, non può bere, non può, deve dormire presto, andare a letto presto la sera, è vero che così dura la vita di una fotomodella? Ma un po' è vero, sì che è vero, infatti quando le ragazze, queste ragazze qua così carine, giovani, vedranno i giornali, vedranno queste belle ragazze in costume da bagno, in queste belle isole, penseranno quanto sia bello fare questo lavoro, invece non è affatto così, perché ci si alza certe volte alle 4 di mattina, perché magari la luce giusta per lavorare è quella delle 6. Beh, però è gratificante, no? Sì, però comporta anche molti viaggi e anche dei sacrifici da un punto di vista personale, perché è molto difficile vedere gli amici col tipo di lavoro che si fa e anche i rapporti proprio personali e la vita privata diventano. Se tu hai parlato di fatica, ma ci vuole più fortuna o più fatica per diventare la ragazza più fotografata del momento? Ma io direi un po' tutti e due, perché la fatica è chiaro che c'è, però anche molta fortuna. Infatti, per esempio, io sono stata scelta per molte copertine e sono i giornali che hanno il potere di imporre l'immagine, quindi sono loro che hanno il potere di scegliere se una faccia va bene per una copertina oppure no. E la mia faccia è stata scelta, però magari al posto mio potevano esserci tante altre facce, perché non credo di essere certo la più bella. Quindi tu dici che soprattutto la fortuna. Non c'è una scuola anche? No, un po' tutte e due. La capacità di acchiappare le occasioni, questo sì, perché io infatti per fare una copertina ho fatto molte volte magari Milano, New York e sono tornata il giorno dopo. Quindi anche la voglia di acchiappare le occasioni che arrivano, però le occasioni devono arrivare. Cosa ti manca di Città di Castello? Lì è nato anche il direttore di Rai 1, Carlo Fuscani, sì. Lo conosci? Sì. Uh-huh. Anche Burri? Ah, sì, abbiamo. Ah, tanta gente. Sì, abbiamo abbastanza gente. Cosa ti manca di Città di Castello? Quello che ci mi torni manca. Mai? Sì, ci torno non molto spesso, perché purtroppo il mio lavoro mi porta sempre lontano. Però quello che mi manca un po' sono gli amici, perché non li vedo molto spesso come vorrei, però ho sempre un buon contatto telefonico con loro e adesso le mie amiche fanno tutte le università. Ci sono delle misure particolari che deve avere una fotomodella? Ma è chiaro, serve una certa altezza, una certa presenza e. Un'altezza più o meno quanto? Ma è relativo, può essere da 1,74 a 1,80, poi ci sono anche altre 1,85. Sì, la carriera è molto breve di una fotomodella, no? Perché 28-29 anni finisce. E tu sei passata già al cinema, questa è stata un'altra magia, come ci sei riuscita? Ma
Io devo dire che la fortuna mi ha abbastanza seguito in questi anni, infatti anche il mio approccio al cinema è stata così una coincidenza. Infatti è uscito un servizio fotografico sul giornale francese Photo ed era un numero dedicato alle modelle e io avevo 6 pagine interne, così Carlo ed Enrico Vanzina mi hanno notato, mi hanno segnalato a Dino Risi, loro mi hanno voluto incontrare e così è nato tutto qua. Quindi anche questo è stato proprio, tu dici proprio fortuna? Fortuna. Quindi non c'è una scuola? No, io penso, no, non c'è una scuola, per quanto riguarda le modelle, ci sono molte scuole di modelle, però io penso che se una ragazza vuole intraprendere questo mestiere, la cosa che deve fare è andare a Milano, perché è la città dove nasce la moda, qua in Italia, presentarsi in un'agenzia di modelle e via, poi è l'agenzia stessa. È il caso che crea il resto. Sì, perché l'agenzia stessa, se vede che hai i requisiti giusti, sarà l'agenzia stessa poi a spingerti e a farti fare le cose. Tu hai detto in una tua intervista che i tuoi genitori ti hanno insegnato a non aver paura di niente. Cioè, che rapporto hai con i genitori? In questo lavoro ti seguono? Ma io devo dire, no, non mi seguono perché chiaramente facciamo una vita completamente diversa, però la cosa bella è che ho un bellissimo rapporto con loro, che sono due persone giovani con cui posso parlare di tutto. E questo penso che sia molto importante, avere la possibilità di parlare, di dire cose che magari non diresti ad altri e avere l'appoggio sempre continuo. Persone di cui ti puoi fidare, a cui puoi dire cose, sai benissimo di non essere mai tradita. Sì, tu dopo che ti sei sposata hai detto non posso più lavorare con mio marito perché è come se si fosse spezzata una magia. Perché fra fotografo e modella qual è questa magia che si crea per cui se ci si conosce troppo bene non si può più lavorare insieme? Perché io penso che sia una specie di gioco strano, un po' ambiguo a volte, una specie di recita. Io quando lavoro con un fotografo recito una parte, recito un ruolo. Quale? Ma possono essere ruoli diversi a seconda dell'abito che sto indossando. E il fotografo, per farti dare il massimo, ti adula, ti dice cose a cui tu fai finta di credere. E da questa piccola magia nasce la foto. Ecco perché la foto io penso che sia magica. Cioè è una scena di seduzione, sia pure finta, da parte del fotografo? Sì, sì. A cui si deve credere. E la ragazza si lascia sedurre? Assolutamente. Però è tutto finto? Tutto finto e tutti e due sanno che è finto, però va bene così. Ma è tutto finto nel mondo della moda? Domanda da un milione. No, è tutto finto. Io penso che si parla sempre molto male del mondo della moda, io invece che penso che quando si lavora ad alto livello è tutto molto professionale e questo porta anche a molti sacrifici. Senti, se tu quella volta non fossi andata a Milano e fossi rimasta a Città di Castello, cosa saresti adesso, un avvocato? Ma non lo so, non lo so, probabilmente avrei continuato l'università, non so cosa avrei fatto. Ma come ti senti quando ti vedi su queste copertine di giornali? Cosa provi vedere la tua immagine così? Ma io penso di essere abbastanza critica nei riguardi delle cose che faccio. E tra 10 anni come ti vedi? Non lo so, forse sarò in mezzo a 5 bambini, non lo so. Perché pensi al matrimonio? Spesso sì. No, sei già sposata, ti sì, sono già vero. Sposata. Giustamente vuoi dei bambini? Sì. Sì, mi piacerebbe avere dei bambini, però non ora, non posso, non avrei tempo da dedicare loro. Ma ti vedi attrice o fotomodella? Qual è la tua strada? Ma chiaramente fare l'attrice mi piacerebbe molto, infatti adesso sto studiando recitazione qua a Roma perché mi sto preparando per il mio prossimo film, però di cui non voglio parlare per scaramanzia. Sì, c'è stata un'altra ragazza che ha fatto la tua stessa carriera, che si chiama Julia Roberts, che ha fatto Pretty Woman, no, perché ha fatto, no, era una grande fotomodella, caso di fare lei ha fatto una fotomodella come te in America, tu in Italia, e poi lei ha fatto questo film. Cioè pensi che se non hanno sbocco nella carriera cinematografica, le fotomodelle cosa fanno alla fine della carriera? Cosa possono fare? Qual è il futuro che ci può essere? Non lo so, molte continuano a lavorare nel mondo della moda, però si possono fare molte cose diverse. Molte tentano proprio la carriera del cinema e io ci sto provando. L'amore nel mondo della moda com'è? Ce n'è molto? Ma l'amore nel mondo della moda penso che sia una delle cose più difficili, proprio per il tipo di vita che si fa e proprio perché si viaggia troppo. E quando si viaggia molto, si sta molto lontani da casa, le relazioni possono essere molto pericolose. Pericolose. Quindi
che quindi è vero che ci vuole molto equilibrio. Molto equilibrio. Proprio un consiglio che daresti a una di queste ragazze che vuole fare la fotomodella, cosa diresti? Qual è la cosa più importante? Cosa direi? Non so, io penso che non c'è una legge e che non è tutto molto lasciato al caso, e l'unica cosa ed è la cosa più importante è avere un'agenzia seria che segue la ragazza. Sì, ti ringrazio. Ecco Gigi. Ciao Mario. Ciao Gigi. Ciao. Grazie a Monica Bellucci, bella, bocca al lupo per la tua carriera. E noi andiamo avanti con Domenica In, con il Cruciverba. Ciao.